Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Quando si avvicina l'estate, inevitabilmente alcune piante aromatiche fioriscono e fruttificano. Tra queste tipologie di piante sicuramente troviamo il peperoncino. Il peperoncino è quella pianta che troviamo su tutti i balconi degli italiani, un po' come il basilico, un po' come il prezzemolo. Il peperoncino però può essere anche utilizzato come decorazione nei nostri giardini perché questi colori accesi, variegati del frutto danno quella nota di colore, quel movimento all'occhio vivace che è piacevole apprezzare. Sono delle piante, degli esemplari che hanno diverse forme per la foglia e per la loro morfologia, diversi colori, diversi profumi. Ma la cosa particolare è che hanno un grado di sapore, di piccantezza variabile. Ci sono i peperoncini che paradossalmente sono dolci, quindi hanno una piccantezza piacevole e un retrogusto dolciastro. Ci sono quei peperoncini fortissimi di un'acidità intensa e di una piccantezza molto particolare. E poi ci sono quei peperoncini easy, quei peperoncini un po' che troviamo facilmente ovunque e che possono essere utilizzati ovunque, proprio perché il loro sapore leggero va bene su qualsiasi pietanza. È un alimento che fin dall'antichità viene utilizzato, è una spezia che in passato veniva utilizzata secca per poter conservare alcune tipologie di alimenti. In passato infatti non era, quando ancora non erano presenti quegli strumenti di conservazione quali le celle, i frigoriferi e via dicendo, il sottovuoto attuale e così via, si escogitava la conservazione con il peperoncino. Si prendevano alcune parti del frutto e della pianta, si lasciavano seccare, si sminuzzavano e gli alimenti venivano ricoperti da questo strato di piccantezza che permetteva all'alimento di non degradarsi e di conservarsi a lungo. Un po' come il sale, un po' come il pepe e altre spezie, il peperoncino è conosciuto fin dall'antichità. È una pianta apprezzabile anche e soprattutto per i fiorellini, da cui poi si dipartono i frutti molto colorati. Infatti a volte i fiori hanno in genere una forma di stella marina, quindi a 5 petali e a 6 petali. Ma la cosa particolare è il colore e la loro vivacità. A volte superano la grandezza di 1 centimetro, 2 centimetri, al pari del fiore della melanzana. E in base alla specie e al grado di piccantezza cambiano anche nuance, colore. E quindi li troviamo davvero in diverse colorazioni. È resistentissima al caldo, ama il caldo, infatti il peperoncino per avere quel grado di piccantezza giusto deve abbronzarsi, deve andare al mare, quindi deve stare al sole. Più sta al sole più il frutto matura e diventa carnoso. In caso contrario abbiamo dei frutti verdi un po' leggermente saporiti. Ha bisogno di molta acqua, di un buon concime per piante da orto affinché possa fare molti più frutti e molti più fiori. E soprattutto, come vi dicevo prima, ha bisogno di molto sole. Quindi, come spezia, come pianta ornamentale o come pianta bella a vedersi, è un esemplare magnifico. È una pianta che in terrazzo ci dà comunque grandi soddisfazioni.